Consigliere Calabrese, il Consiglio Comunale all'unanimità dei presenti ha approvato questa mozione del Partito Democratico che indirizza l'amministrazione a fare cosa? Allora, ieri è stato un giorno importante, abbiamo votato una mozione appunto presentata dal Partito Democratico che mette il comune di Ragusa all'avanguardia come altri comuni, come pochi altri comuni d'Italia. Mi riferisco alla costituzione del registro di genere, ovvero sì alla possibilità di dare ai cittadini ragusani, ai dipendenti anche del comune di Ragusa, la possibilità di poter non accettare il genere che hanno avuto dalla nascita e potersi sostituire con un alias, un nome che poi chiaramente li fa lavorare e li fa vivere meglio. Ecco, è un atto importante il fatto di riconoscere a transgender e a non binari la possibilità di poter avere appunto una qualità di vita migliore e superiore e farli vivere con la loro vera identità che loro sentono dentro e non con il genere con cui sono nati. Purtroppo ci sono anche queste cose ed è giusto che una città civile come la città di Ragusa possa avere questo registro di genere che mette queste persone a parimenti con tutto il resto delle persone in modo tale da riuscire appunto ad avere più possibilità di inserimento. Quindi io devo ringraziare anche soprattutto i gruppi di maggioranza che hanno voluto condividere assieme a noi questo momento importante, lo abbiamo concordato, lo abbiamo prima sospeso per qualche mese, lo abbiamo discusso con l'assessore al ramo e devo dire che anche se il sindaco in un primo momento era un po' d'accordo al 100%, poi ha fatto la sua dichiarazione in aula e ha dichiarato appunto che lui si impegnerà a costituire questo registro di genere al comune di Ragusa. Tutti i gruppi, sia liste civiche sia partiti politici, si sono espressi favorevolmente, tranne il partito di Fratelli d'Italia che ha preferito non entrare in aula e rimanere fuori. Quindi è un momento importante per la città, ripeto, che si colloca su un argomento importante, un argomento di livello sociale appunto, che riconosce diritti a soggetti che fino ad oggi sono stati sicuramente non trattati bene, la possibilità di avere un alias, ovvero sia un nome che li avvicina al loro genere, cioè al genere che sentono dentro e non al genere per cui sono nati. Ovviamente adesso sarà necessario un regolamento. Sì, perché infatti questo sarà necessario, che il comune, l'amministrazione adesso si muova e che non rimanga nel dimenticatoio. Su questo saremo vigili, come sono vigili anche le associazioni, Arcighe e altri, che io ringrazio anche per la presenza che ieri hanno manifestato in aula su un argomento molto importante, e quindi staremo lì a controllare e a vigilare. Ci vuole il regolamento interno e tutto questo, ripeto, appena sarà fatto, chi deciderà appunto di cambiare il nome rispetto al nome di genere lo potrà fare liberamente al comune di Ragusa.